Bene, veniamo anche alla versione per Windows con Simula Stick. È un filino più complicato che su White Core. Allora, qui ho installato da zero Simula Stick su una cartella. Qui devo lanciare MOS come primissima cosa. Eccolo, partito verde. E poi a questo punto devo fare una cosa leggermente più complicata. Quindi, devo sempre sapere il mio indirizzo IP e questo lo so sempre con un comandino che si chiama ipconfig che mi fornisce sotto scheda Ethernet un indirizzo che in questo caso è 192.168.159.132. Lo copio in qualche modo. E poi devo metterlo in un pochino di posti. Allora cominciamo da metterlo nella regione, qua, region config, lo editiamo con un editor capace di editare bene, non col notepad normale di Windows, ma dovreste averlo. E poi qui, quindi cominciamo con il region config e gli mettiamo al posto di external hostname, qua sulla SIM, incollate l'indirizzo della vostra regione. E poi dovete fare una cosa simile anche sotto bin config include my world. Quindi my world, questo. Qui ci sono un sacco di istanze di 127.0.0.1. La cosa più immediata è quella di sostituire tutti i 127.0.0.1 con il vostro indirizzo. In qualche modo dovete farlo. Qui lo fai in un modo unico facendo ricerca sostituisci, quindi dall'inizio e facciamo tutti e lui ci sostituisce un po' ovunque. A questo punto si salvano e tutti e due i file che abbiamo modificato, qui vedete che abbiamo messo l'indirizzo IP, e poi si lancia semplicemente al solito modo OpenSIM da qua. A questo punto, se la sostituzione è stata fatta bene, si può accedere remotamente. Remotamente si intende sempre dalla stessa LAN, attenzione, non da fuori, da internet, dove ci sono dei problemi aggiuntivi. Come si fa a accedere? Entriamo magari con Singularity. Ecco, andiamo nel Grid Manager e nel Grid Manager gli dovete mettere l'indirizzo, create una nuova grid. Gli mettete l'indirizzo col nome 1100, fate il refresh. Se lo accetta, dovrebbe comparirvi qua, insomma, una finestra valida. Confermate, quindi applicate. Dopodiché potete entrare col solito Simona Stick 123 su quella grid che avete appena impostata e se tutto è andato bene, vedete che vi entra. E il fatto che vi sia entrato dovrebbe testimoniarlo il fatto che qui vedete sulla console che risponde alle chiamate. E come al solito potete fare una piccola prova qua, fate il vostro solito cubo, gli mettete uno script e vedete che lo script parte. Quindi questo è, diciamo, l'essenza per rendere accessibile anche Simona Stick da un computer esterno, ma nella LAN.